Quello che un giorno si trova addosso i segni della croce, la giovinetta cavalca un mulo che vede anche per lei, che arde sulla graticola ma non perso la fede. Santi pregate per voi, santi tutti pregate anche per voi. Questo libro nasce da un convegno sul teatro religioso che si è svolto nel 2016. Sì, era il dicembre 2016 quando abbiamo organizzato l'Ecomuseo del Vanoi insieme al Comune di Canal San Bovo con la collaborazione della Fondazione Museo Storico del Trentino questo convegno sul teatro religioso. L'obiettivo era quello di portare in valle altre realtà italiane che avessero studiato o comunque avessero analizzato quello che è il teatro popolare a sfondo religioso, e quindi abbiamo invitato soprattutto regioni del nord, in particolar modo il Piemonte, con alcuni studiosi che hanno presentato appunto i lavori che stanno realizzando proprio sul teatro popolare nelle Alpi occidentali. Ma che cosa sono i drammi sacri? I drammi sacri, in realtà per i drammi sacri è un contenitore molto grande, perché se inizialmente per dramma sacro, che è nato sul finire del Medioevo, si intendeva proprio il teatro che riguardava la Chiesa e che quindi era tutto in ambito ecclesiastico, poi sono subentrati i gesuiti e hanno un po' allargato quella che è la visione del teatro, tant'è che ne facevano uno strumento educativo. E i gesuiti l'hanno tirato fuori dai teatri, tirato fuori dai collegi, dai ginnasi, ed ecco che il teatro è entrato in piazza, nelle strade, si è cominciato a recitare in volgare, e così il concetto di teatro religioso si è ampliato sempre di più e ha compreso anche le processioni, come la Passione di Cristo, e tutto quello che sono le funzioni religiose che hanno a che fare con la messa in scena, ecco, di un mistero o di un dramma appunto legato a martiri o a eventi biblici. E per quel che riguarda più nello specifico il Trentino? Il Trentino è un ottimo esempio di questo allargamento del teatro religioso che, appunto dicevo, esce dai teatri, esce dalle città e va a coinvolgere tutte le comunità, le piccole comunità di valle. E infatti, appunto, già a partire dal Settecento si registra come grazie anche ai parroci che diventano registi, scenografi, che prendono in mano questi drammi, diciamo, elaborati dai gesuiti e si diffondono in tutte le piccole parrocchie. Ma è sul finire dell'Ottocento che uno studioso trentino, che si chiama Albino Zenatti, fa una ricognizione di tutti quelli che sono i drammi sacri messi in scena in provincia, ne elenca 46, diffusi un po' in tutte le valli. Però lui registra anche il fatto che tutto quanto si sta un po' dissolvendo, che questo sistema educativo ha fatto il suo corso perché appunto la Chiesa ha perso tutto quel suo potere. Ed ecco che però è la Chiesa stessa, dice lui, che si riformula il teatro, quindi cambia i drammi sacri in quelle che noi ancora oggi vediamo come le filodrammatiche, e quindi non più vite di santi o episodi biblici, ma valori morali, valori sociali che spesso sono messi in scena anche in dialetto. Il convegno si è svolto nella Valle del Vanoi perché qui esistono dei particolari drammi sacri che sono stati riscoperti e che vengono ancora messi in scena. Esatto, tutto è partito dal fatto che nella piccola Valle del Vanoi, che è una valle laterale, periferica, una delle più periferiche del Trentino, che ha più o meno 1300 residenti, lì erano presenti 4 drammi sacri. E questo già sul finire del Settecento, e ne abbiamo testimonianza per tutto l'Ottocento. Questi drammi sacri che quindi arricchivano quella che era la componente teatrale, ma anche la componente culturale di una valle così piccola. E dalla riscoperta di questi drammi sacri che è nato tutto quanto, e anche dal fatto che uno di questi è ancora messo in scena. Si chiama La tragedia di Godimondo. Godimondo e Fortunato sono il bene contro il male, che viene messo in scena ogni 10 anni. L'ultima rappresentazione è stata nel 2018 e la prossima sarà nel 2028. Nel tuo saggio racconti che tu stesso hai partecipato ad una di queste messe in scena.
Sì. Era l'estate del 2017 e ho partecipato alla messa in scena di Vita, Morte e Martirio del Beato Apostolo San Bartolomeo. Perché ho partecipato? Ma perché questi drammi sacri coinvolgono la comunità locale. Non sono messi in scena, non ci sono attori professionisti, ma è appunto gli appartenenti al paese o alle comunità limitrofe che diventano attori durante la messa in scena, e quindi c'è tutto un percorso anche di conoscenza, di memorizzazione, di divulgazione all'interno della piccola comunità. Questo però per me è studioso in qualche maniera, ha costituito un limite, perché se uno è troppo dentro la materia in cui studia, in questo caso ero proprio attore, ero uno dei fedeli di San Bartolomeo, non sono riuscito ad avere quel giusto distacco per analizzare bene quello che era tutto il processo di coinvolgimento della comunità. Però allo stesso tempo mi ha permesso di conoscere a fondo quello che era il manoscritto e quindi di capire alcune dinamiche su quello che è mettere in scena dei testi ottocenteschi. Ho letto che a Sordevolo, in provincia di Biella, ogni 5 anni viene messa in scena La Passione di Cristo, che è una rappresentazione che coinvolge 400 figuranti tra i 5 e gli 80 anni. E l'anfiteatro del paese viene allestito come la Gerusalemme del 33 e ci sono 40 repliche lungo tutta l'estate. Anche questo libro è ambientato durante la sacra rappresentazione della Passione di Cristo nell'anno 1890 a Vigata. E il personaggio, l'attore che fa Giuda, ad un certo punto, quando esce di scena, scompare. Il libro è molto interessante perché è costruito come un'inchiesta, è come un dossier, quindi Camilleri ricostruisce gli articoli di giornale, i verbali di polizia, i verbali del consiglio comunale. Naturalmente è tutto finto, ma questi materiali gli danno modo all'autore di ricostruire la società del tempo con i vizi, le virtù, le abitudini che in gran parte sono gli stessi dell'Italia di oggi. Quello che un giorno si trova addosso i segni della croce, la giovinetta cavalca un mulo che vede anche per lei, chi arde sulla graticola ma non perso la fede, santi pregate per voi, santi tutti pregate anche per voi.